Wahey, ben ritrovati da AndreLink91 e benvenuti in questo nuovo episodio di Animal Crossing New Horizons. Grazie al nuovo aggiornamento possiamo entrare nel mondo dei sogni e con un codice speciale visitare i villaggi dei nostri vicini di isola ma lontani di distanza nel mondo reale. Non sapevo come terminare questa frase, ma oggi andremo a visitare un villaggio un po' particolare. L'abbiamo già visitato in Animal Crossing New Leaf e credo che sia il topic caldo di questo momento per quanto riguarda Animal Crossing. Andremo a visitare, grazie al mondo dei sogni, il villaggio di Aika. Sì, è tornato il villaggio di Aika. Attenzione però, veniamo accolti da un tapiro? Se non sbaglio tu vieni da Masara, non è così? Devi essere il famoso Link. Come fai a sapere chi sono? In pochi fanno dei bei sogni come a Masara. Scommetto che lo dice a tutti. Perdonami, non mi sono presentata. Il mio nome è Sonia, colei che ti aiuterà a orientarti tra i sogni. A questo punto mettiamo il sogno. Vai. Vediamo se sarà spooky come lo era Aika, dico bene, sì. Ovviamente gli abitanti di quell'isola parleranno giapponese, è ovvio. Cioè, non dovrebbe essere ovvio veramente, però... Boh. Probabilmente hanno lasciato... Sono testi che non sono tradotti perché... Custom. Può essere che siano testi custom quelli che hanno sul villaggio di Aika? Sarebbe molto particolare. Ok, eccoci davanti a Muni. Già vediamo recinzioni spinate. Ora apri gli occhi. Ora ti trovi in un sonno profondo e stai sognando un'isola chiamata Aika. Quando desideri risvegliarti ti basterà distenderti su questo letto. Abbiamo già due rane. Questa è una, ciao. Parla italiano? Oh! Ma avevo visto che parlava solo in giapponese su uno screen. Tu sei reale? Sì, sono... Oh, mio Dio. Aspetta, no, voglio un attimo vedere se anche questo parla italiano. Ah, sì! Però, allora, io non ho visto screen... Oh, mio Dio, cos'è? Regalo. No, voglio aprirlo. Ma posso prenderne quanti ne voglio? Goccia di moccio. Oh, schifo. Sai cosa? Mi dà un po' fastidio. Goccia di moccio. Che cosa abbiamo qui? Non si può vedere. Beh, fontanina, angelo della morte, bene. statue, leoni. Un dai. Scusami, parte bene, ma poi... Finisce male? Che collo è? Ha un cannone pronto a fare fuoco. Bene. Wow. Non si può neanche... Ah, per la sveglia! Non lo svegliano neanche con i cannoni, giusto? Neanche le cannonate ti svegliano. È esatto. Giada. Giada ha anche una rana? Se fosse anche lei una rana sarebbe molto strano. Sì, vabbè, neanche era loro. Prima che lo chiedevo. Fermati pure quanto... Ciao. Va bene, continuiamo l'esplorazione. Abbiamo un teschio. Disposto. Niente, non si può. Un'altra rana. Parti arrugginite. Posso raccoglierle? Ok. Ma poi posso portarmele via? Non credo però. Intanto io provo a raccoglierle. Una camera. Accendiamola. Ciao amicicci, sono Link. Un ristorante con... Mamma mia che lag. Vabbè che sto un po' lontano dal modem, ma... Accidenti. Azzannatrici, ciao. Questa è quella che c'era in Gumball. Delle impastatrici che continuano a girare all'infinito. Posso saltare da qui? No, troppo lontano.
La cucina all'aperto? Non ho idea di cosa possa rappresentare. Oh, salve, lei è? Mo? Utare Naide. Non è un nome? Vabbè, non possiamo entrare per... Ah, solo luci spente c'erano, ok. Quindi si può entrare. Vediamo cosa ci offre questa prima casa. Ce ne sono molte, a dire il vero. Oh, ma è proprio base base. Ah, ma è quella di prima. I trofei, vabbè, questi trofei ce li ho pure io. È molto strano. Molto strano come posto. Quella scappa. No, non parlare con quella lì. È un NPC, ma creato da una persona comunque. Allora, qui già iniziamo a vedere qualche stortura. Tipo questo tavolo che non può essere spostato. Chissà cosa c'è di là. Qualcuno sicuramente riuscirà a clippare, ma la cosa più importante è questa qui. Questa è sicuramente Aika e questi qui i suoi genitori. E stanno festeggiando il suo compleanno. Bene. Perfetto, andiamo di qua allora. Sono delle stanze aperte. E abbiamo mele. Sì, va bene. Abbiamo bel culetto a quanto pare. E no, dai, che forse piacciono le mele. O siccome le mele in questo gioco sono solo rosse. E Aika significa, è un gioco di parole con Akai, rosso. In realtà Aka è rosso. Però Aika appunto significa anche rosso. È un gioco di parole, appunto, l'hanno fatto per sottolineare il fatto che Aika è rosso e quindi hanno fatto solo mele rosse con quella stanza. Ok, l'unico oggetto che si muove è la danzatrice. No, anche la statua aliena è accesa. Molto strano. Ma fino a qui nulla di strano. E possiamo scendere e salire. Andiamo a vedere la stanza da letto, in teoria. Questa è la stanza dei giochi di Aika. Avevano un cane. Lei. I genitori. No, quella è la madre, forse, questa, perché ha gli stessi vestiti. I genitori. Ok. Delle bambole di pezza. Un modellino di treno. La stanza dei giochi, ok. E la bambola, questa c'era anche in New Leaf, se non sbaglio. Questa bambola qui. E ce n'erano tantissime buttate a terra. Perché simboleggiavano qualcosa di Aika. Tipo che era... disprezzata, una cosa del genere. Anche se è molto più intrinseco la lore di Aika. Qui siamo al mare, palesemente. Questi sono girasoli, credo, stiano a rappresentare. Con KK Bubblegum in sottofondo, se non sbaglio. Lì abbiamo un altro ritratto. Dovrebbe essere il mare e questi i girasoli, in teoria. Anche se sono spaventapasseri, però... ci ragioni un attimo. Vabbè, fin qui nulla di strano, è una casa piuttosto base. Sembra che ci siano oggetti buttati lì, tranne in questa stanza. Anche se poteva posizionarli un po' meglio, quindi sembra che siano buttati. Però, andiamo avanti. Le calze di Shizue sono facili da rubare. E per forza, le lascia a terra, è facile sì da rubare. Ma sono testi che in teoria hanno... cioè, programmi... proprio nel gioco non puoi farli tu personali, quindi... no, in teoria potresti farli, però non so se poi funzionano in questa maniera quando sognano. Tipo tu puoi fare un testo così e puoi dire quello che ti pare, ma... non mi sembra che tu possa personalizzare una frase a tal punto. Quindi credo che sia proprio nel codice del gioco, che hanno dei programmatori dell'isola. Se poi mi sbaglio, vabbè... Qui iniziamo davvero a sentirci male ora. Abbiamo facce di Aika senza occhi, senza bulbi oculari. E non possiamo vedere le altre stanze. Bisogna aspettare qualcuno che riesca a clippare e quindi poi a entrare e vedere se è evidente, se effettivamente è programmato.
Corpi che galleggiano sull'acqua. Che galleggiano, in effetti. Ci sono dei pescatori. Allora, può essere che lei è cascata in acqua e quindi dei pescatori l'hanno trovata morta? Anche se sono in totale 7 teste per 3 corpi e un grammofono che suona sempre la stessa musica. Né strano. Tutto questo mi ricorda un po' Rei di Evangelion, che per chi non lo sapesse, Rei... Sì, insomma, se no, cioè, chi conosce Evangelion sa quello dove voglio andare a parare, ma per chi non lo sa, evito. Ok. Parti schifoso, credo che sia, perché tutte tavole, tutti i cessi, tutte tazze. Abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette donne. E quindi si parla di anoressia e bulimia. Wow. Beh, spaventoso fino ad ora no, a parte le facce senza bulbi oculari, però. E alieni o un ranch tipo. Ah, ma quelli sono i funghi. Aspetta un po'. Ma ho già visto le foto, perché mi fai... Quelli sono funghi, raga. Ah, perché noi ancora non abbiamo l'autunno, quindi in autunno si trovano. Abbiamo anche ambra, delle balle di fieno e animali, tori e capre. Arieti, non capre, vabbè, diverso. Potrebbe essere una specie di fattoria, sì, perché si sa che gli alieni rapiscono le mucche perché vogliono prendere un po' del loro latte. Stessero attenti a non prendere un toro, che sennò bevono un altro tipo di latte. È un feto quello? Ok. E lei è ferma lì. Noisy Village, rango A. Villaggio rumoroso, quindi rango A. Cosa? Oh. Allora, abbiamo Wii Sport in esecuzione. Roba buttata per terra. Ah! Sembra quasi che Aika stia festeggiando il suo compleanno, ma che sia da sola questa volta, senza i genitori. Viva da sola. Oppure è la madre o il padre a vivere da solo. Vediamo un po' questa stanza. Oh, il pozzo dei desideri con i Tachibana. Per esprimere il desiderio. Oh mio Dio, non mi dire che questo è un aspetto... Oh... Aika è caduta in questo pozzo. E stanno sperando di ritrovarla. Oppure è solo un augurio. Perché lei è tipo... è un Jibakurei. Lei è un Jibakurei, praticamente il suo spirito è rimasto legato a questo posto. E non può andarsene, quindi questi messaggi sono di augurio per farla andare in paradiso. Wow. È un Jibakurei. Cavolo. Certe cose non sono lasciate al caso, alcune sì. Comunque sia, è una storia quella di Aika. Abbiamo un granchio gigante al quale vorrei avvicinarmi, perché tanto è solo un videogioco, quindi... È un po' grande. Abbiamo Aika nello spazio. Ok, questo qui è una reference a Neon Genesis Evangelion, su. A voglia di, dai. Cioè, poi guarda, lei lì è tagliata in alto e qui sotto la testa ricompare. A meno che lei non voglia essere libera di fluttuare nell'aere. Salve. Vuole un po' di irregolarità. Anche qui, molto strano, abbiamo Aika disegnata ogni dove. Questo qui che fa fitness. Delle camere di sorveglianza.
Perché? Computer aiosa. Con quella faccia che si ripete qui, vedi? L'abbiamo già vista. Sembra quasi una specie di negozio se lo guardi da una certa prospettiva. Ecco, il fatto che aiuto sia scritto più volte non aiuta. Ora dobbiamo andare alla vera casa di Aika però. Ciao. È Aika proprio. Stanza molto simile a prima, probabilmente lei o un suo familiare vive da solo, quindi fa schifo. Probabilmente col padre, perché in genere in Giappone sono i maschi, sono visti come disorganizzati e cialtroni quando vivono da soli, quindi. Però comunque sia, sembra che si sia ritagliata uno spazio personale in questa stanza, con le caramelle e delle bambole, oltre che delle dei fossili. Quello che ho detto prima, Aika è in prigione perché ha ucciso la madre. Aika ha ucciso la madre. O il padre. E quindi è stata giudicata colpevole. Quindi tutte quelle teste che galleggiavano prima potevano simboleggiare la madre di Aika. Wow ragazzi, wow davvero. Oh! Ma è la stanza di prima! Come quella dell'altra casa, però qui... A meno che... No, a meno che Aika ha ucciso il cane e poi qui ha ucciso la madre, perché questa qui è la madre, vi ricordate? L'ha uccisa e poi lei si è cancellata perché se n'è andata o è morta anche lei. Infatti il cane di pezza, Celli. Quindi lei ha ucciso il cane e la madre e poi si è suicidata forse. Però lì in quella foto, in quel riquadro c'è ancora la madre. Mentre lei qui non c'è più in nessuna... Si è cancellata... Forse... Ah, perché ancora non c'era! E quindi... Si immagina che i genitori potessero essere ricchi... Senza di lei! Quando non c'era ancora lei e non c'era ancora il cane! Potevano diventare ricchi vendendo gioielli, mentre quello è il tesoro, è i soldi che fanno, palesemente. Wow. Certo, le mie sono solo supposizioni. Bisognerebbe vedere se da qualche parte c'è scritta la lore di Aika, ma non penso. Per come la vedo io, Aika è morta, cadendo in quel pozzo. E i genitori l'hanno cancellata dai ricordi. Mi sembra strano che abbia solo Rane come amiche, come vicini. E credo che Aika sia morta in quel pozzo. E lei immagina? No, i genitori cancellano Aika dai ricordi e anche il cane e diventano ricchi. A meno che quello non era il Pest Village o l'Erase Village. Non so in quale zona dell'isola fosse. Però a quanto pare... Questa cosa mi dà molto da pensare. Sul serio. Devo dire che è stato bello riscoprire l'isola di Aika. Ma gli oggetti che ho raccolto non posso tenerli. E io che speravo di visitare le altre isole e raccogliere un po' di pesche, perché qui da me non ne ho. Ad ogni modo, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!